pomeriggio, ben trovati. Adora TG Mafia, giochi e scommesse online, nuovi arresti nell'ambito della mega inchiesta sul ruolo che ha svelato il ruolo del clan Cappello Bonaccorso. In Sicilia sono 36 i soggetti adesso coinvolti, 20 le agenzie poste sotto sequestro. Questa mattina conferenza stampa in procura a Catania. Sentiamo i dettagli sull'operazione con il primo dei servizi di Mario Grasso. Le consorterie malavitose, ma anche mafiose, hanno la forte capacità di infiltrarsi nelle attività in cui è forte la movimentazione di denaro, un modo per fare soldi ma anche per riciclare i proventi dell'attività illecita. Questo è uno dei settori in cui la mafia ha dimostrato di sapersi infiltrare nella maniera più efficace. È un settore che procura da ovviamente profitti immensi. Basti pensare che in un solo mese il volume d'affari, che va distinto dai profitti, che si riversa nelle scommesse gestite da questa organizzazione è particolarmente elevato. Parliamo di milioni di euro che vengono sottratti all'imposizione fiscale. Questo settore, peraltro, è un settore nel quale la gestione illecita viene punita in termini troppo blandi, e questo fa sì che le organizzazioni mafiose rivolgono il loro interesse correndo rischi minori rispetto ai profitti che si procurano. Maggiore allarme sociale deriva dal fatto che si tratta di profitti che vengono poi riciclati. Sono stati contestati vari reati, tra cui ovviamente anche il riciclaggio. Questi centri scommesse operano anche come vere e proprie lavanderie, perché attraverso l'interposizione di società che operano all'estero possono rimettere in Italia somme di denaro che poi costituiscono per loro un modo di operare in settori puliti, facendo concorrenza sleale agli imprenditori, e questo è il maggior allarme sociale. Ma abbiamo potuto anche verificare che all'interno di questi centri scommesse accedono anche minori, che ovviamente in questo modo si avvicinano a un modo illecito di gestire un'attività. Il disporre di piattaforme illegali che attraverso dei software molto sofisticati si affiancavano alle piattaforme legali, questa è una novità. Sotto questo profilo ha ragione lei, è una novità che abbiamo potuto verificare con questa operazione e con quelle congiunte di Bari e Reggio Calabria. Se pensate quali sono le crisi che debbono affrontare le aziende che operano lecitamente, vi renderete conto di come slealmente si rischia di estromettere dal mercato imprenditori sani. Delle criticità importanti, impegnative, che destano allarme sociale. Sì, sicuramente c'è un numero importante di sale da gioco. Alcune di queste che abbiamo individuato sono 20 per l'esattezza, dislocate non soltanto sul territorio della città di Catania ma anche in Sicilia orientale e anche in alcuni paesi della Sicilia occidentale. Chiaramente dietro la schermata del gioco lecito, talvolta, come è capitato di rilevare nel corso delle indagini, ci sono anche delle scommesse online illecite. Rappresentano quelle, insomma, dove si svolge il gioco illecito, dei presidi di illegalità dove, insomma, dietro le spalle si celano le organizzazioni mafiose presenti sul territorio. Ne è ampia dimostrazione il fatto che da alcune di queste abbiamo notato in più di una circostanza degli incontri fra il promotore di questa associazione per delinquere finalizzata alla raccolta scommesse online illecite con gli organizzatori sul territorio, non solo di Catania ma anche delle province di Siracusa, Ragusa e per la zona anche di Caltanissetta e da Agrigento. Queste dunque le interviste al capo della squadra mobile di Catania, al procuratore capo della Repubblica di Catania, che hanno chiarito gli interessi della mafia sull'attività fiorente delle scommesse. Dicevamo 36 gli arresti in Sicilia, sentiamo ancora i particolari. Un giro di soldi enorme, diversi milioni di euro al mese. Per questo motivo le famiglie mafiose e malavitose catanesi investono denaro e uomini nelle scommesse e i giochi online, come
attraverso il controllo delle attività, ovviamente in questo caso illecite, di alcune ricevitorie apparentemente legali, ma dove attraverso nuovi software è possibile scommettere in maniera del tutto illegale, così contribuendo ad accrescere il volume d'affari delle famiglie catanesi, in questo caso quella dei Cappello, che secondo gli inquirenti avrebbe steso una rete davvero redditizia organizzata grazie alla consulenza di un esperto del settore che poi avrebbe deciso di collaborare con la giustizia a partire dallo scorso mese di gennaio. Sabato scorso la squadra mobile ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di 28 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, la truffa aggravata ai danni dello Stato, il riciclaggio, l'intestazione fittizia di beni, nonché per aver svolto una funzione strumentale ed agevolatrice nei confronti dell'associazione per delinquere di stampo mafioso Cappello Bonaccorsi, consentendone, secondo gli inquirenti, in maniera determinante, l'infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse online. Sei degli indagati erano già detenuti in quanto sottoposti a fermo di indiziato di delitto su provvedimento della Polizia di Stato eseguito qualche giorno fa nel corso di una operazione congiunta da parte delle procure di Catania, Bari e Reggio Calabria, di cui l'operazione odierna è di certo una prosecuzione. Altre sette persone sono state catturate a Siracusa, Messina, Ribera, Vittoria, Gela. Le indagini partono anche dal monitoraggio della Polizia di Stato del clan Cappello Carateddi e in particolare del leader considerato tale, Salvatore Massimiliano Salvo, che avrebbe dimostrato interesse nei confronti di un nuovo, imponente ed efficace sistema criminoso finalizzato a consentire il massiccio reimpiego del denaro proveniente dalle attività criminali del clan Cappello Bonaccorsi nel settore delle scommesse sportive online, nonché l'incremento del capitale attraverso le numerose agenzie che gestivano anche per conto del clan il gaming online. L'organizzazione acquisiva locali commerciali da adibire a sale scommesse sotto l'insegna Planet Win 365, nonché la commercializzazione di un software da installare nelle sale di terzi che avrebbe consentito l'esercizio abusivo di scommesse in quanto operativo sul .com e non sul .it della Planet. Una copertura legale schermata fornita dal marchio che consentiva al suo delizio lo svolgimento dell'attività illecita. L'investigatore accendeva i fari su un imprenditore retuseo, Fabio Lanzafame, che assieme ad altri era particolarmente attrezzato a mantenere efficace il sistema occulto parallelo a quello legale. Da un lato dunque l'infiltrazione nell'intero settore della raccolta del gioco, attraverso cui assicurare una posizione di predominio alle famiglie mafiose rispetto agli operatori del circuito legale. Dall'altro si contribuiva in maniera determinante a rendere estremamente difficoltosa l'attività di controllo da parte degli organi istituzionali, favorendo il reimpiego di capitali illecitamente acquisiti, stante la perfetta sovrapponibilità del circuito legale con quello illegale. La conferma è emersa dalle dichiarazioni rese da Fabio Lanzafame, che da gennaio scorso collabora con l'autorità giudiziaria. Tra i vari capitoli dell'operazione odierna, le intercettazioni hanno fatto emergere due elementi peculiari. Da un lato una spasmodica ricerca da parte degli organizzatori di locali da adibire a sale scommesse sotto l'insegna di Planet Win 365, dietro cui schermare il gioco illegale. Dall'altro l'esistenza di un sistema che gli indagati indicavano con il termine di bancare e che consiste ai gestori delle singole sale di assumere i rischi nell'attività di scommesse. Le indagini hanno consentito di dimostrare come Salvatore Massimiliano Salvo, nelle sue mire di infiltrazione nel tessuto imprenditoriale, ricercasse aziende in cui poter investire occultamente somme di denaro contante di provenienza illecita, in quanto frutto delle condotte criminali dei Cappello Bonaccorsi, così come era emerso nelle operazioni denominate Penelope Gorgoni. Voltiamo pagina, è stato un weekend tragico sulle strade del Catanese, due gli incidenti gravi dopo il mortale di cui ci eravamo occupati sabato a Pedara, un altro grave sinistro autonomo si è verificato in territorio di Bronte, i coinvolti sono tutti giovanissimi. Quattro feriti, di cui uno grave. Il bilancio di un incidente verificatosi sulla strada statale 284 che collega Bronte a Drano. Per cause ancora da accertare, questa Fiat Punto si è ribaltata dopo aver invaso la corsia opposta. A bordo dell'auto quattro giovani, tutti di Bronte, di età compresa tra i 20 e i 24 anni, erano diretti a Catania.
Il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto per poi finire la corsa diversi metri più avanti al centro della strada. Le condizioni di un 22enne rimasto incastrato tra le lamiere sono apparse da subito più critiche, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso dell'ospedale Cannizzaro. Sul posto anche il 118 di Bronte e Maletto. I soccorritori hanno pian piano alzato la macchina e liberato il giovane ormai privo di sensi. Dopo il primo trattamento al Cannizzaro per i diversi traumi riportati in tutto il corpo, il giovane è stato affidato al reparto di rianimazione di Acireale. Ferite lievi per gli amici, medicati all'ospedale di Bronte. E restano stazionarie le condizioni del 17enne di Pedara rimasto ferito nell'incidente mortale costato la vita lo scorso fine settimana all'amico Roberto Battaglia. Il giovane ferito ha riportato una frattura alla gamba e resta in osservazione nel reparto di ortopedia dell'ospedale Cannizzaro. E a proposito di sanità, si lavora a pieno ritmo nel nuovo pronto soccorso del Policlinico di Catania, entrato in funzione da ieri. Dopo il battesimo di fuoco di ieri, anche oggi lavora a pieno regime il nuovo pronto soccorso del Policlinico di Catania, inaugurato in realtà venerdì scorso ma è entrato in funzione appunto nella giornata domenicale. L'invasione del nuovo presidio continua, mettendo stavolta davvero sotto stress sia la struttura che il personale medico, che allo stato attuale ha ben risposto alle richieste di emergenza. Qualche perplessità è stata avanzata da alcuni pazienti circa i posteggi, ma dall'altro lato si ricorda che anche al Vittorio Emanuele non è che fosse semplice posteggiare. Dunque tutto fila per il verso giusto. Ottimo viatico questo per innalzare gli standard di risposta della sanità catanese alle esigenze sempre pressanti dei pazienti. E altro che stress test, sì, siamo stati messi alla prova, moltissime ambulanze, più del solito, anzi molte più del solito, e questo con pazienti gravi che hanno impegnato tutto il personale. Fortunatamente la risposta è stata quella che mi aspettavo. Devo dire un grazie veramente a tutti, non solo ai miei ma anche al resto dell'ospedale, anestesisti, chirurghi, pneumologi, si sono messi a disposizione, cardiologi, abbiamo avuto due infarti trattati in emodinamica, patologie veramente serie che sono state trattate bene. Sin da subito è stato detto che questo è un pronto soccorso all'avanguardia, personale assolutamente qualificato, un'ottima risposta a catanese per il sistema sanitario siciliano. Sì, credo di sì. Noi veniamo dal Vittorio Emanuele, portiamo la professionalità del Vittorio Emanuele, contiamo di incrementarla con l'aiuto dei nostri colleghi. Sì, io penso di sì. Al Garibaldi comunque sono stati ampliati pure i turni per sopperire ad eventuali difficoltà di triage, c'è collaborazione? Sì. Immagino di sì, immagino che abbiano avuto non l'assalto che si temeva. Noi abbiamo avuto un incremento del 20-25% dei pazienti autonomi e un raddoppio, se non un aumento del 150% delle ambulanze del 118. E intanto sono stati nominati nuovi manager della sanità siciliana. All'ASP di Catania va Maurizio Letterio Lanza, nessuna riconferma il criterio per i professionisti scelti dal precedente governo. Sentiamo. Si disegna l'organigramma dei vertici della sanità siciliana, nominati i nuovi manager a designare dirigenti generali la giunta di governo riunitasi a Catania. Eccoli, sono loro che guideranno le strutture sanitarie isolane. Unica differita la nomina dei numeri uno dei policlinici di Palermo, Messina e Catania. Nel capoluogo etneo siederà al posto di Gianmanco all'ASP Maurizio Letterio Lanza. Suoi omologhi a Palermo e a Messina rispettivamente Daniela Faraoni e Paolo Lapaglia. Giorgio Santonocito va all'ASP di Agrigento, Alessandro Caltagirone a Caltanissetta, all'ASP di Enna ha designato Francesco Iudica a Ragusa, Siracusa e Trapani rispettivamente Angelo Aliquò, Salvatore Lucio Ficarra e Fabio Damiani. Questi invece i nomi per i nosocomi alle falde del Vulcano, all'Arnas Garibaldi va Fabrizio De Nicola al Cannizzaro, Salvatore Emanuele Giuffrida, Roberto Colletti al Civico di Palermo, a Villa Sofia Cervello, Walter Messina.
Mario Paino all'azienda ospedaliera Papardo Messina, per Vincenzo Barone la direzione generale del Bonino Puleio a Messina. La giunta di governo, così come previsto dalla normativa vigente, ha attinto dalle short list scaturite dalle valutazioni della commissione di selezione. La Sicilia è la seconda regione d'Italia ad aver applicato la riforma Lorenzin, che pone alla politica vincoli più stringenti nei criteri di scelta. Inoltre, su indicazione del presidente Nello Musumeci, è stato chiesto ai candidati di rilasciare un'autocertificazione relativa a parentele pericolose e eventuali condanne o procedimenti in corso in sede penale. Il criterio seguito dal governo regionale è stato quello di non riconfermare nei propri ruoli coloro che erano già stati designati dal precedente governo. Il manager uscente dell'ASP di Palermo, Antonino Candela, in virtù dell'esperienza maturata e dell'impegno per la affermazione della legalità negli ultimi anni, verrà comunque chiamato dal presidente Musumeci a fare il dirigente generale di un ente regionale. E sul Policlinico di Catania e le nomine dei manager, a fare il punto è l'assessore regionale Ruggero Razza, da noi intervistato. Assessore, allora è soddisfatto per la soluzione trovata con il nuovo Policlinico e il nuovo pronto soccorso? Beh, io ero ottimista in queste prime ore. Da ieri mi pare che la sensazione di tutti i cittadini che hanno avuto occasione di andare purtroppo al pronto soccorso del Policlinico sia stata di grande apprezzamento. Noi dobbiamo puntare su tutte le strutture sanitarie, adesso spero il Ministero vorrà licenziare i fondi per gli investimenti, e sono oltre 200 milioni di euro che cambieranno molto il volto anche delle strutture del nostro territorio. Penso al finanziamento che è stato previsto per l'ospedale di Giarre, per il pronto soccorso di quello di Acireale, insomma c'è un dinamismo attivo, e questo dinamismo ovviamente dobbiamo affidarlo ai nuovi vertici della sanità regionale che la giunta di governo ha nominato ieri e ai quali voglio rivolgere davvero un augurio di buon lavoro, perché in questi mesi abbiamo lavorato bene con i commissari delle aziende, ma ora quando si insedieranno i direttori generali sappiamo di poter portare un programma triennale. Ognuno di loro sarà sottoposto a un monitoraggio annuale, insomma c'è tanto lavoro da fare, io sono convinto che dobbiamo correre così come si è fatto in questo primo anno. Sono state fatte le scelte oculate per migliorare il sistema regionale? Abbiamo intanto affidato una selezione meritocratica ad una commissione che ha espresso giudizi, ci ha dato delle indicazioni, su questo abbiamo fatto delle scelte, non è sempre detto che tutte le scelte siano le migliori, ma certamente noi siamo convinti di avere fatto scelte in buona fede e su persone capaci. Su Catania, in riferimento specifico alla San Marco, che tempi si possono ipotizzare? Stiamo correndo, mi fa ridere qualcuno che dice non si sa ancora quando apre. Intanto, se la struttura ha un futuro è perché c'è un governo, quello del presidente Musumeci, che si è messo a correre, non si è sottratto a nessuna responsabilità e ha anche previsto dei finanziamenti aggiuntivi per accompagnare una società che si trova in amministrazione, prima giudiziaria, oggi straordinaria. Io sono ottimista, voglio continuare a lavorare. Per 2 anni e mezzo è stato chiuso il pronto soccorso del Policlinico e se aveste chiesto agli operatori vi avrebbero detto che non avrebbe aperto mai. Noi dobbiamo lavorare, l'obiettivo è quello di farlo nel silenzio ma con impegno. Adesso parliamo di ferrovie ed autostrade in Sicilia. Vuole vederci chiaro il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli, che sta effettuando un sopralluogo nei cantieri. Sarà in Sicilia per 2 giorni. Sentiamo Gwenda Garozzo. Ferrovie siciliane da terzo mondo, una sentenza che non fa che confermare lo stato di salute della rete su rotaie isolana. Questo emerge dal primo sopralluogo della 2 giorni tutta siciliana per il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Per l'esponente del governo nazionale la tappa nei cantieri RFI e ANAS sulla tratta Palermo-Caltanissetta-Agrigento. Tanto da vedere, da ascoltare, affida le sue primissime constatazioni sui social network. Strade provinciali chiuse da tempo e a volte quasi dimenticate, che vanno riaperte e rimesse in servizio quanto prima. Viadotti che hanno bisogno di manutenzione urgente, una gestione delle autostrade da rivedere in profondità. Lo Stato vuole inserirsi di più ed aiutare i siciliani. La mobilità per i siciliani è fondamentale.
Noi vogliamo far sì che possano spostarsi meglio sia all'interno dell'isola che verso l'esterno, verso il continente. Ci sono tantissime strade provinciali in stato di dissesto totale. Io sono qua a vedere i vari cantieri con ANAS, ma anche a dire ANAS può e siamo pronti gradualmente a riprendersi tutta una serie di strade provinciali per permettere quindi ai siciliani di spostarsi meglio, che è quello che meritano. Di sicuro dovrò parlare con il Presidente della Regione e io penso che è una responsabilità che come Stato ci vogliamo assumere, ma sono talmente tante le segnalazioni che riceviamo, province gestite male ovviamente perché c'è stata una riforma del Rio che è stata completamente sbagliata. Oggi è un momento in cui lo Stato deve intervenire ad aiutare, ripeto, i siciliani, riprendiamoci una parte, facciamo un percorso per riprendersi queste strade perché, ripeto, non è accettabile che ci siano strade colabrodo, i siciliani meritano di vivere in uno Stato dignitoso. La mia presenza qua è per andare a fare un sopralluogo, una vera e propria ispezione su tutti quelli che sono i cantieri ANAS e RFI. Io li voglio sollecitare, li voglio accelerare perché non è possibile che ci siano tempi così lunghi. Ripeto, lo Stato è tornato, c'è una maggiore presenza e la Sicilia è una delle massime priorità per questo governo. Uno dei tavoli più importanti, delicati e tecnicamente rilevanti che stiamo portando avanti è proprio quello sul codice degli appalti. Il centro di questo diciamo luogo di lavoro è Palazzo Chigi, tra poco ci sarà una prima bozza, abbiamo fatto una consultazione pubblica con tantissime migliaia di contributi, l'obiettivo è quello di semplificare, chiarendo quali sono le norme e semplificando finalmente queste norme per sbloccare investimenti. Nel pomeriggio in prefettura da Agrigento per l'incontro con i sindaci dei comuni maggiormente colpiti dal maltempo. E per il dibattito politico Muovi d'Italia si è conclusa ieri la convention di Forza Italia a Catania. Sentiamo Filippo Romeo. Si è trasferito alla playa di Catania per 3 giorni il quartier generale del centrodestra italiano. Muovi d'Italia, la manifestazione politica organizzata per il 3° anno consecutivo nel capoluogo etneo dall'associazione Meridiana di Basilio Catanoso, ha spostato nella città dell'Elefante il dibattito sui principali temi politici nazionali. Assente il presidente della regione Nello Musumeci, così come non è mai arrivato il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. C'erano invece i big di Forza Italia, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, l'europarlamentare Elisabetta Gardini e ieri, l'ultimo giorno, i capigruppo degli Azzurri alla Camera e al Senato, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini. Il mondo giovanile si è confrontato con i vertici del partito su reddito di cittadinanza, rilancio del meridione, legge di bilancio, diritto allo studio e fondi europei. Noi pensiamo che il centrodestra unico rappresenti l'unica alternativa credibile alle chiacchiere del 5 Stelle e del Partito Democratico, quindi si va avanti aprendosi ai territori, dando il massimo spazio ai sindaci, agli amministratori, a coloro che hanno conquistato la fiducia dei cittadini, dicendo no al reddito di cittadinanza, no all'assistenzialismo e sì a più opportunità, più sviluppo, più formazione, uno shock fiscale per il mezzogiorno. Queste sono le misure contenute all'interno del Piano Sud che Forza Italia presenterà anche qui oggi, sottoscritto da Stefania Prestigiacomo e da tutti i parlamentari siciliani. Certamente c'è bisogno di infrastrutture, bisogna non bloccarle. Noi oggi ci troviamo un ministro delle infrastrutture che dice no alla TAV, no al Terzo Valico, no a tutte le infrastrutture importanti per il Paese e no ai termovalorizzatori. Noi pensiamo invece che lo sviluppo vada di pari passo con le infrastrutture, è chiaro che si buttano risorse per le spese correnti, poi per gli investimenti rimane lo 0,2% del PIL, francamente è troppo poco. Siamo stanchi di ascoltare le promesse senza sentimento del Movimento 5 Stelle, abbiamo aspettato troppo. A questo punto bisogna che da qui a dicembre, cioè da quando sarà approvata la manovra, si veda una consistenza, si vedano delle poste di bilancio, perché questa al momento è una manovra contro i giovani e contro il Sud. Ed ora la vicenda giudiziaria che riguarda l'opera di assistenza diocesana, il GIP di Catania Mirabella, accogliendo la richiesta della Procura di Catania, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di peculato nei confronti dell'arcivescovo di Catania Monsignor Salvatore Gristina e nei confronti di Monsignor Alfio Russo. Entrambi si sono detti soddisfatti, avendo sempre avuto fiducia nella magistratura. E adesso invece ad Acireale, 2 depuratori nel territorio acese, la decisione del commissario governativo Rolle fa discutere e riaccende le antiche perplessità, avanza il fronte del no. Sentiamo Salvo Cutuli.
L'annuncio del commissario governativo unico sui depuratori e consortili, Enrico Rolle, venuto a relazionare in Consiglio Comunale la scorsa settimana, solleva dubbi e perplessità sull'ubicazione dei due impianti di depurazione previsti in contrada Femmina Morta nella frazione di Pozzillo e in via Volano a sud di Acireale, che una volta completati dovranno smaltire reflui fognari di un bacino di oltre 200.000 residenti. Opere dal costo di 200 milioni di euro complessivi, il cui trentennale ritardo continua a costarci salatissime sanzioni comunitarie. Durante la consigliatura 2009-2014 la questione depuratori venne approfondita in Consiglio Comunale con un atto di delibera in cui si optava per l'allaccio alla rete di Pantano d'Arci, liberando il territorio di Acireale da due impianti considerati dannosi e controproducenti per un'area vocata all'agricoltura e al turismo, sulla scorta dell'esperienza maturata nel vicino sito di Giardini Naxos, su cui operatività nel corso degli anni si sono registrati guasti, sversamenti in mare e inchieste della magistratura etnea. Sulla locazione a Pozzillo le cronache del tempo raccontano di una sollevazione popolare tra i residenti delle frazioni a mare con tanto di raccolta firme per dire no al depuratore. Va da sé che il professor Rolle non è venuto in città a chiedere permesso, ma a certificare come progetto e strutture saranno operative entro 5 anni. Rito Greco, ex consigliere comunale, a suo tempo intraprese la battaglia a difesa del comprensorio. Fu il territorio delle frazioni marinare a sollevarsi, perché io non dimentico una seduta d'aula dove il consiglio poi decise e optò per Pantano d'Arci e quindi scartò l'ipotesi oggi attuale nuovamente. Dicevo, coinvolse il territorio delle frazioni marinare tutte, perché il problema non è residuale per la frazione di Pozzillo, ma è un problema che investe tutta la costa, tanto per essere chiari. Io non ho preoccupazioni, non sono così folle, voglio dire, rispetto al dovuto funzionamento, consentitemi il termine, del depuratore. Se tutto funzionasse, dico, guai a dire che non ci vogliono i depuratori. Il problema è l'esperienza che noi rispetto a questo tema abbiamo, e soprattutto in Sicilia. Il depuratore di Giardini Naxos ha dato problemi enormi quest'estate, ma non solo. Quello di Fondachello forse non ha mai funzionato. Sull'altra sponda della costa, mi riferisco alla zona del Messinese, abbiamo avuto esperienze anche di inchieste rispetto alla tematica del funzionamento. Di conseguenza, voglio dire, in una zona vergine dove ancora si fa agricoltura, qualcuno poi dice ma l'acqua può essere riutilizzata se correttamente depurata per le attività agricole, ma dove ci sono anche insediamenti produttivi di tipo turistico, noi andiamo ad allogare un depuratore, io credo, voglio dire, che abbiamo definitivamente ceduto ad abbandonare la vocazione turistica di questa città. No alla violenza sulle donne, il Rotary Club di Acireale l'ha detto organizzando un evento che ha visto ospite la cantante Siria. Il ricavato della serata andrà ad un'associazione acese. Musica italiana di alta qualità, grande voce e solidarietà è il mix di Bellissime, concerto organizzato dalla Rotary Club di Acireale, che ha scelto attraverso la cantante Siria, che ha subito risposto all'appello di raccogliere fondi a sostegno della neonata associazione Rete d'Oro, sportello antiviolenza vicino alle donne. Brani di artiste storiche come Gabriella Ferri e Rita Pavone. Me so fatta un quartino, ha dato la testa, ammazza che toppa, anina non scelta modella. Lasciatemi qua, a un vedi le foglie, a un vedi la luna, a un vedi le case, e chi l'ha mai visto, postocchi mi viene da cantare. Non essere furioso se con gli altri ballo il twist, no, non essere geloso se con gli altri ballo il con te, con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Spazio anche al repertorio di Cecilia Cipressi, vincitrice nel 96, aveva appena 19 anni, del Festival della Canzone Italiana con Non ci sto, questa sei tu. E non sono, scritta appositamente per lei da Jovanotti, sono alcuni brani che ha proposto. Nessuno ha scritto mai una canzone per me, non perché non sia speciale, ma per
tutti quelli innamorati di me non sapevano cantare. Ho avuto un avvocato che mi ha dedicato un suo divorzio, un contadino che mi ha dato, il nome al suo consorzio, perfino un prete che pregava tutti i giorni per me, e un carcerato che si è tatuato il mio nome su di sé. Soddisfatto il presidente della Rotary Club Cireale, Antonio Borzì. Innanzitutto è una finalità di sostegno sia alla Rotary Foundation che all'associazione Rete Doro di Cireale appena nata, che è uno sportello antiviolenza per le donne. E noi abbiamo organizzato questa manifestazione perché siamo venuti a conoscenza dell'associazione qui ad Acireale, nata da poco, e abbiamo capito che è un problema reale che è diffuso nel territorio ma che poco si conosce. E allora, siccome tra l'altro questo è il mese della Rotary Foundation, abbiamo deciso di organizzare, coorganizzare e accoppiare i due eventi praticamente, e faremo questo concerto con Siria, brani di artisti vari, da Vanoni, Mina, e dal titolo Bellissime, accompagnata anche dal maestro Massimo Germini, che è il chitarrista storico di Roberto Vecchioni. Quando abbiamo sentito il titolo del concerto di Siria, e quindi che coincideva anche volendo con le nostre iniziative, l'abbiamo contattata e immediatamente ci ha dato la disponibilità per l'iniziativa, e sicuramente servirà ad aiutare questa associazione nel territorio. Massimo Germini, grande Massimo. E per lo sport, il terreno di gioco del polivalente di ACI San Filippo sarà consegnato alla Cigatana Calcio entro fine anno. Il crollo di una porzione del terreno di gioco del campo comunale Bottino, ceduta per infiltrazione di acqua piovana il mese scorso, ha costretto la locale squadra di calcio, che milita prima in classifica nel campionato di promozione, ad un pellegrinaggio nelle strutture della provincia a costi maggiorati nella gestione economica della squadra, che ha anche ricevuto diversi dinieghi dai comuni ospitanti. La vicenda solleva polemiche, ma anche la promessa del consigliere comunale Giuseppe Leo, componente della Commissione Lavori Pubblici, che da giorni è impegnato assieme agli addetti alla manutenzione del comune e con fondi del municipio alla sistemazione del polivalente, struttura costata circa 4 miliardi delle vecchie lire e in parte realizzata con i fondi di Italia 90, che dopo i fasti del 2006, quando la Cigatana Calcio venne promossa in Serie D, venne abbandonata e chiusa per inagibilità. Il manufatto presenta diverse criticità, con infiltrazione di acqua piovana negli spogliatoi e negli spazi interni, tanto che potrà essere concesso solo l'utilizzo del terreno di gioco, mentre per la fruizione dei locali occorreranno interventi più massicci e dai tempi incerti. Entro il nuovo anno la promessa della consegna della struttura sportiva alla Cigatana Calcio. L'amministrazione ha puntato sempre sullo sport, purtroppo il disastro del Bottino ci ha messo in ginocchio, ma soprattutto ha messo in ginocchio una squadra che ha scommesso tanto sulla Cigatana ed è prima in classifica e sta dando i risultati. L'impegno profuso da tutti, da Sorbello all'assessore Pulvirendi, ma soprattutto all'ufficio con i nostri operai, stiamo cercando di sistemare nel miglior modo possibile, tamponare il polivalente per darla alla prima squadra della Cigatana e poterla farla giocare. Sono certo che con l'impegno profuso fino ad oggi, nonostante le difficoltà di cassa, entro fine anno riusciremo a consegnare il campo alla Cigatana, che potrà tornare a giocare tra le mura amiche. Ovvio, le difficoltà sono tante, non lo nascondiamo, soprattutto quelle di bilancio, ma noi stiamo mettendo tutto il nostro impegno e ringraziamo anche la società della Cigatana Calcio, che veramente fa sacrifici e investe sulle strutture affinché possa raccogliere i giovani e tenerli vicino a un'attività sportiva importante anziché sulle strade della legalità. La società si è dichiarata disponibile a gestire con fondi propri il polivalente, ma bisognerà attendere i tempi burocratici di un bando ad hoc. L'allenatore in seconda, Turi Giuffrida, da sempre convinto sostenitore della locale squadra di calcio, confida in una veloce soluzione della vicenda. Noi confidiamo nell'amministrazione che ci aiuti al più presto possibile, perché è impossibile praticamente andare a giocare sempre fuori casa. Noi ci alleniamo fuori con sacrifici che il presidente fa, perché sono dei costi. E ci auguriamo che l'amministrazione tutta ci venga incontro e sistema al più presto possibile il polivalente, e che non possiamo andare, o comunque non si può continuare così. Ora TG torna in diretta come sempre alle 19:45, potete però seguirci anche attraverso il sito internet rtv.it e la pagina Facebook. Grazie dell'attenzione, adesso vi lascio alle previsioni del tempo, buon pomeriggio.
meteorologiche per la giornata di domani, martedì 20 novembre. Il cielo sarà nuvoloso su quasi tutta la Sicilia, previsti temporali sparsi tra Catania fino all'entroterra, nel Nisseno e nell'Agrigentino. Non sarà risparmiata la zona nord-orientale, Messina, come anche quella sud, Siracusa e Ragusa. Qualche sprazzo di sole tra Palermo e Trapani, i venti saranno moderati, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature. Nel capoluogo etneo, così come anche a Messina, Agrigento e Palermo, registrata la temperatura massima più alta con 21 gradi centigradi. Alle falde del vulcano una minima di 16 gradi. La temperatura più bassa ad Enna con 7 gradi centigradi.